Giulio Santarelli, io ho un problema perché il palmarès è ampio. Come la devo chiamare, presidente, onorevole? Niente, adesso faccio il vino buono, Ah, fa il che mi vino puoi buono. chiamare viticoltore, Viticoltore, vinaglio, proprio vinaglio. infrascati, perché Allora, Grotta Ferrata fa parte della DOC Frascati. diciamo una cosa, io sono qui perché sono rimasto colpito dalla querella che è scoppiata qui con le varie interviste. Lei che risponde ad Astorre, la Silvani che risponde a lei, eccetera, eccetera. Allora, fermo restando che, insomma, vabbè, qui Astorre è il dominus di riferimento Purtroppo. nella sinistra, però Nella sinistra, diciamo nel PD. nel PD. Io intervistandolo, lui si scherniva, dice: no, ma io sono un coordinatore delle varie realtà. Ma che c'è di vero allora in tutta questa, in questa querelle che è nata? Ma guardi, se lei osserva bene la polemica, troverà che mentre io pongo problemi con nome e cognome, le faccio alcuni esempi. La lottizzazione del Divino Amore. Quella ne parliamo in coda No, però perché voglio dire, il trasferimento del pronto soccorso dell'ospedale, la chiusura, lui era presidente del Consiglio regionale, Palozzi era sindaco di me, cioè il connubio tra lui e Palozzi ricorre sempre per l'ospedale, per le primarie, per il Divino Amore. Allora, per me la sinistra, il centro-sinistra per essere più esatti, o è alternativo al centro-destra oppure non è. E a mio avviso Astorre tutto è meno che alternativo al centro-destra, perché lui in tutte le sue attività dimostra che sulla politica del territorio, della sanità, della mobilità, dell'università, della scuola, eccetera, non ha niente che si distingua dalla ricetta del centrodestra. E per me sta qui la ragione della sconfitta del centrosinistra. A Marino sono 10 anni che non esiste il centrosinistra, che coincidono con i 10 anni nei quali è proprio il senatore Astorre ad essere il Deus ex machina del suo partito. Quando lui dice che lui non c'entra niente perché lascia l'autonomia delle sezioni, dice una grande balla. Perché tutto ciò che si è mosso qui è tutto partito dalla sua iniziativa. Le faccio anche l'esempio della scelta del candidato sindaco. Lui prima delle primarie, non avendo un candidato sindaco come PD, e questo già la dice lunga, perché un partito che è un grande comune abbastanza importante di 40.000 abitanti, non ha espresso in tanti anni un dirigente capace di impalmare la candidatura a sindaco, vuol dire che non ha fatto politica, che non si è impegnato, che non si è cimentato, che non ha messo in campo proposte alternative al centrodestra. È andato alla ricerca prima di un signore che fino a poco tempo fa era stato presidente della Cassa Rurale, poi ha scelto la Di Giulio, ma a mio avviso l'ha scelta senza la convinzione necessaria a farla passare, perché se tu poi consenti al tuo amico Palozzi, e questo lo ha ammesso anche lui nella intervista, di arrivare a votare per un terzo dei votanti complessivi alle primarie del centro-sinistra, è chiaro che concedi a Palozzi, cioè un personaggio nefasto della politica dei Castelli Romani, di scegliere lui il candidato del centro-sinistra. E quando avvengono questi fatti in politica, a meno che non vogliamo scherzare, il tuo partito ha già perso. Perché se il candidato non lo hai scelto tu, ma lo ha scelto il tuo principale avversario, almeno sulla carta, perché poi abbiamo visto che in realtà non sono avversari perché vanno come i ladri di Pisa, di giorno si insultano e di notte vanno a rubare insieme. E quindi allora che vai cercando? Poi il ridicolo è che la polemica, anziché affrontarla a viso aperto, io sarei ben felice di fare un dibattito con lui. Ma non perché io vado cercando qualcosa che sia contro Astorre, a me di Astorre non me ne frega niente. Io sono preoccupato della politica che si sta facendo da queste parti, che sta distruggendo totalmente la nostra realtà territoriale. La crisi vinicola, io ho detto che io ho scritto un libro sulla nostra storia vinicola e ho trovato cose splendide, meravigliose, che potremmo continuare a fare. Ho ricordato che, per esempio, in alcuni territori della nostra bella Italia, che l'UNESCO
vigneti che ha dichiarato patrimonio dell'umanità, che producono ricchezza, turismo, occupazione, eccetera. L'hanno fatto scappare l'UNESCO però. Qua da noi? E certo, perché dopo quello l'UNESCO la parla frascata. E poi quando costruito. Certo. Allora però, voglio dire, vogliamo mettere un freno. Io per esempio ho proposto una moratoria di 2 anni sull'edilizia, sul consumo e sull'agricolo. Investiamo, se abbiamo risorse, per la riqualificazione dei centri storici, per dare servizi ai cittadini. Smettiamola con questo distruggere centinaia, migliaia di ettari di vigneti per farci i palazzi.